No, ecco! Al 3 dovete entrare! 1! Aspetta, gioca! Gioca! Aspetta, aspetta, Michela, aspetta, ecco Michela! Dai, Michela! A 3, 1! Aspetta! Aspetta! Aspetta, aspetta! Lo chiamo io! In movimento! 1, 2, 3! Ecco i nostri ragazzi, ripetiamo che non mi è piaciuto, i nostri ragazzi dopo aver conquistato il secondo posto in questa finale si concedono un bagno ristoratore, ecco la formazione in acqua. Diamo la formazione in acqua. Ecco Pitbull che esce. Adesso diamo la formazione in acqua adesso. State qua, fermi là. Oh raga, però là! Ecco la formazione in acqua. Dai la formazione in acqua. Il mister mo dà la formazione. Calma. Cioè voglio vedervi entrare in acqua con le mani e con la testa. Non col culo. Vai. Aspetta. Movimento al 3. Al 3. 1. 2, 3, via! Gianluca è rimasto! Ecco la formazione in acqua! Oh! Picchiate Ceroli! Attento! Formazione in acqua! Gianluca! Alessio, Federico, picchiatelo! Federico, Karan, attenta alle scottature, ecco il nostro Bartolo, Luca, Filippo, Guido, Federico, Dondino, non so Dondino, Gabriele, Lele, il Mandingo della formazione, Nicola, Pitbull, Lorenzo Cuniberti, il Mattador, ecco il goleador, Tei Di Mata, il capitano, in acqua sono rimasti il portiere Matteo, l'infiltrato Andrea, il nero Karan, Karan Singh, il nero, io posso il ginocchio. E Cristian. È qui, non è qui. Perché ci sta stare? Adesso si va a mangiare. E poi si riparte. Destinazione Castelfrendano. Michele, un'intervista sembrava per la TV. C'è qualcosa del naso? Come ti senti? Bene. Il raffreddore ti è passato, il mal di gola, pure. A posto. Comunque, ci sta anche questo. Il nostro capitano, che c'hai da dire? Nicola, che c'ha da dire? Nicola ha sbagliato il rigore, eh? No. Com'è? Pitbull, che c'ha da dire? Pitbull ha sbagliato il rigore. Demoralizzati, dai. I rigori sono così, dai. Oh, che bel cano. Guarda che cano, mi sembra una iena. Guarda, io non ho sbagliato. Bravo, Scusa, Dio, non tiro. Hai fatto 3.000 falli, ecco, Dondo. Me l'hai ripreso il rigore?
Qui è quello che ti ha puntato. Boh? Cioè, come boh? Mm? Me l'hai ripreso tu, papà? Boh? Sì, se hai ripreso qualche rigore che abbiamo sbagliato, non lo metti. No, no. Siamo. No, ho ripreso tutto. Voglio guardare. Oh, aspetta, oh, stai a mettere le cavesette con la sabbia, è peggio. Ecco il nostro Alessio. Ok. Il nostro mister guarda dalla collina, soddisfatto di questa giornata qua a Porto. A Porto d'Ascoli, sulla spiaggia. Quest'anno è un'annata no per il verdetto finale, ma non per le prestazioni e per le partite. Siamo sfortunati. Bene. Meritavamo così come nel campionato, anche in questo torneo, dove abbiamo giocato con squadre sicuramente superiori alla nostra. E squadre che fanno i campionati regionali nelle proprie rispettive regioni, però anche oggi quattro partite giocate veramente bene da un punto di vista tattico. La finale è stata una gara perfetta, peccato quella piccola ingenuità difensiva che ci ha negato questa vittoria, nonostante l'assenza del nostro giocatore più importante che abbiamo in avanti. Un'altra piccola ingiustizia, ma sono quelle cose che succedono nei tornei quando non c'è un'organizzazione perfetta. Abbiamo pagato questa ingiustizia, l'abbiamo accettata serenamente sul campo. Chi ha giocato e l'ha sostituito ha giocato una grande partita, ma sono stati bravi tutti contro una squadra fortissima dove non abbiamo concesso nulla. Anzi, abbiamo avuto più occasioni da gol per chiudere la partita, peccato dal 2-0, dal nostro possibile 2-0, alla fine passare ad 1-1 immeritato. Non ce lo meritavamo proprio, ci meritavamo di vincere, ma non tanto perché per la vittoria, per i ragazzi, perché devono vincere il torneo, no, era un premio finale per una grande stagione fatta veramente alla grande sotto tutti i punti di vista, e oggi abbiamo confermato questa grande crescita del gruppo da un punto di vista proprio che un allenatore se ne va a casa soddisfatto, perché tanti ragazzi sono veramente cresciuti e oggi ne è stata proprio la prova di quando questi ragazzi hanno veramente fatto